Il farmacista nel futuro del sistema salute, al centro del sistema salute, è un po' questo il tema della 38ª edizione del congresso SIFO, farmacisti ospedalieri, che si svolge a Roma. Noi abbiamo il piacere di intervistare la presidente della SIFO. Allora, dottoressa, innanzitutto le parole chiave che girano intorno al vostro congresso annuale, quali sono? Sono farmaci, innovazione, governance e information technology. Ecco, queste parole sono state più volte ripetute, l'ha ripetute anche lei in sala ieri. Verso cosa sta andando questa professione del farmacista oggi? Sta andando verso un ruolo sempre più centrale. Già siamo cardine e cerniera della costruzione dell'offerta sanitaria, ma le modifiche delle normative regolatorie e le sfide che il sistema sanitario si trova e si troverà sempre più ad affrontare ci pongono in una posizione ancora più centrale, ci responsabilizzano ancora di più. Quindi abbiamo chiesto in questo congresso e chiediamo fortemente un maggiore riconoscimento istituzionale, perché non possiamo dire di non avere riconoscimento istituzionale, ma è importante che vi sia un maggiore riconoscimento istituzionale per tutti i nuovi ruoli che ricopriamo e tutte le nuove responsabilità che ci caratterizzano. È importante un nostro coinvolgimento nei percorsi di cura e nella attribuzione del valore, non pensando più al farmaco ma al percorso di cura. Questo è emerso fortemente alla discussione ieri a seguito della plenaria. Oggi si è parlato di innovazione, sono state due plenarie veramente interessanti di innovazione, di mondo farmaceutico digitale. Possiamo fare veramente molto, abbiamo la capacità e la formazione, bisogna che ci sediamo tutti intorno al tavolo per passare dalla teoria alla pratica, perché è molto reale invece la sfida sulla sostenibilità del sistema sanitario. Ne parliamo da tanto, però pensiamo, è evidente che siamo davvero alla resa dei conti, e quindi se non si trovano delle soluzioni interpretative e gestionali differenti, non sarà possibile continuare a immaginare il sistema sanitario come l'abbiamo vissuto fino ad oggi. E quindi come farmacisti siamo disponibili e davvero in collegamento con tutti gli stakeholders per continuare su questo percorso già iniziato, ma per continuare in modo sempre più centrale, perché ci viene richiesto, e questo lo ha ribadito con forza, anche perché per la nostra attitudine al lavoro in qualità, la capacità di costruire rigore di percorso per il paziente. Anche oggi l'onorevole Gelli ne ha parlato, identificando nella nostra figura professionale una di quelle che maggiormente sono interessate alla riforma, principalmente per quello che riguarda il discorso della sicurezza del paziente, di garantire la sicurezza al paziente.